È che non si doveva arrivare a questo punto, la situazione è critica ormai da qualche tempo e non si poteva arrivare, diciamo, agli ultimi giorni di cassa integrazione in deroga di dipendenti per trovare una soluzione. Una soluzione che ancora può essere trovata tramite la possibilità da parte del Rinciconti Urciani di fare dei servizi che oggi il Comune appalta a terzi, che i comuni soci appaltano a terzi e anche che la stessa ASET non fa fare alla Rinciconti Urciani. E il paradosso è che nel mentre queste 5 persone rischiano il posto di lavoro, l'ASE sta assumendo, sta cercando altre figure da inserire in azienda, mentre si creerebbe la prima situazione nella storia della città, nella storia dell'ASE, che una società pubblica crei disoccupazione, penso un caso unico nazionale. Pertanto ho protocollato un'interrogazione, ho chiesto la convocazione della Commissione di Garanzia per fare l'audizione di tutti i soggetti coinvolti per fare chiarezza, per andare a fondo di questa situazione e soprattutto per trovare una soluzione per i dipendenti e i lavoratori della Rinciconti Orciani.